Il nostro viaggio inizia lungo la rete, in una delle 400.000 cabine che abbiamo in Italia. Qui avviene la trasformazione dalla media alla bassa tensione e da qui partono le linee che arrivano nelle nostre case. L'innovazione tecnologica ha portato negli anni queste cabine a diventare sempre più digitalizzate ed automatizzate, per una migliore qualità del servizio, ma anche per integrare sempre più fonti rinnovabili ed aprire a nuovi servizi. Le cabine sono il cuore di almeno tre innovazioni molto importanti: l'automazione avanzata della rete, la sensoristica avanzata e il QED. L'automazione avanzata ci permette di individuare ed isolare automaticamente in meno di un secondo il tratto più piccolo di rete affetto da un guasto, riducendo al massimo il numero di clienti che subiscono una disalimentazione. Tutto questo è possibile perché i dispositivi di questa cabina scambiano informazioni e si coordinano in tempo reale con altri dispositivi che si trovano nelle altre cabine che abbiamo sulla nostra rete elettrica. Questi stessi dispositivi ci permettono di regolare la tensione della rete elettrica in modo avanzato. Agiscono in sintonia con gli impianti di produzione che sono connessi alla nostra rete di distribuzione. In questo modo aumenta la capacità della rete elettrica di accogliere sempre più fonti rinnovabili e quindi si aprono anche nuove opportunità per servizi connessi alla flessibilità della produzione proprio sulla rete di distribuzione. La seconda grande innovazione è rappresentata dai sensori, l'Internet of Things. I sensori ci informano in tempo reale sullo stato della nostra rete in tutti i nodi più importanti della rete. Misuriamo le tipiche grandezze elettriche, ma anche temperatura, umidità, presenza di acqua, animali. Tutto questo ci permette di essere sempre più tempestivi, efficaci e sicuri negli interventi, perché sappiamo cosa ci aspetta e su cosa andremo ad operare. La terza grande innovazione è il QED, un unico dispositivo dotato di elevata capacità computazionale e intelligenza che integrerà in sé tutte le funzionalità più importanti della gestione della rete elettrica, riducendo così il numero di apparati che fisicamente sono necessari in cabina, verso una cabina sempre più digitale, evoluta, sostenibile e sicura. Prima di lasciare la cabina avrete notato che abbiamo navigato all'interno di una replica digitale in tre dimensioni di una cabina reale. Noi infatti stiamo utilizzando innovative tecnologie di modellazione in tre dimensioni che ci permettono di riprodurre digitalmente qualsiasi elemento della nostra rete e dei nostri asset e rendendoli sempre accessibili da remoto. In questo modo noi possiamo fare sopralluoghi virtuali, prendere misure o fare altre operazioni senza doverci recare direttamente sul posto. In più, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, possiamo individuare velocemente componenti che hanno subito danneggiamenti e monitorare con precisione l'interferenza con la vegetazione, ottimizzando gli interventi di potatura. Stiamo acquisendo il gemello tridimensionale di tutte le nostre linee aeree di media tensione e di tutte le nostre cabine sul territorio nazionale. Questi dati sono caricati e aggiornati direttamente in cloud. A proposito di gemello digitale in 3D, usciamo dalla cabina e andiamo lungo la rete ad osservare una Smart Street Box. Questa è una cassetta stradale intelligente di nuova generazione che è stata progettata con il contributo di idee della comunità di innovatori esterni che collaborano con noi. Questa cassetta è smart perché è dotata di sensori e di apparati intelligenti che agiscono in coordinamento con i sistemi che abbiamo visto poco fa in cabina e che la rendono a tutti gli effetti una sentinella della nostra rete. È anche più sicura e resistente perché è dotata di una struttura rinforzata in grado di ridurre il rischio di danneggiamento accidentale o intenzionale a beneficio della sicurezza e del decoro urbano. L'innovazione riguarda anche le persone che lavorano con noi in campo tutti i giorni. Tutti i nostri operativi hanno uno smartphone a cui possono collegare una termocamera e con questa rilevare anomalie che si manifestano dal surriscaldamento dei cavi o degli apparati. Con gli speciali occhiali che sta indossando può far vedere anche l'anomalia ad un collega che è in ufficio e in questo modo confrontarsi con lui per l'analisi del problema e per l'intervento da effettuare. Sempre con gli occhiali può visualizzare in realtà aumentata dati ed informazioni relativi al dispositivo su cui sta operando e questo anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
Tutto questo può essere ancora più utile in casi di emergenze, in situazioni particolari, perché gli operativi possono ricevere informazioni e supporto da remoto nello svolgere le manovre e le operazioni. Infine, spostiamoci al confine della nostra rete per incontrare l'elemento ultimo del nostro viaggio virtuale, l'Open Meter. Si chiama così Open Meter, contatore aperto, il nuovo contatore elettronico che permette di comprendere e monitorare in tempo reale l'energia consumata o quella generata dal proprio impianto di produzione. Open Meter può inviare le misure in tempo reale direttamente ai dispositivi che in casa sono in grado di comunicare con il contatore elettronico attraverso un canale di comunicazione dedicato e protetto. In questo modo il contatore elettronico può avvisare in caso di eccessivo assorbimento di potenza e i clienti possono migliorare le proprie abitudini ed ottimizzare la spesa. Allo stesso tempo, Open Meter ogni giorno invia al sistema centrale la misura dell'energia che il cliente consuma o produce in ogni quarto d'ora della giornata, cosicché ciascuno può conoscere il proprio profilo di consumo o di produzione, possono essere utilizzate delle tariffe personalizzate ed adatte alle proprie abitudini. Il nostro viaggio virtuale è terminato e dalla cabina digitale alla Smart Street Box, passando per l'Open Meter, abbiamo visto come queste tecnologie all'avanguardia possano aprire ad un ecosistema elettrico più efficiente e più sostenibile. Tutte le innovazioni che abbiamo visto hanno una forte impronta digitale e sono in grado di trasformare la rete in una piattaforma sulla quale ciascuno può trovare un'opportunità di partecipare, migliorare e collaborare.